Buonasera a tutti, siamo in compagnia del consigliere uscente del Popolo della Libertà del municipio decimo, che è l'ex tredicesimo, che ora gli chiediamo naturalmente quali sono le priorità qui sul litorale romano. A lei, signor Marinelli. Grazie. Innanzitutto io voglio dire che le priorità che a cuore la gente, i cittadini di Ostia del tredicesimo municipio, sono intese nella ripresa economica e sociale del nostro territorio, per il bene dei giovani e di tutti i cittadini, di tutti quanti gli imprenditori del nostro territorio che vogliono il rilancio e delle risposte concrete dalla politica, da noi politici. E io ci metto la faccia nuovamente con progetti, idee e capacità da parte mia, perché penso che il Popolo della Libertà sia l'unico partito che dia una sicurezza, un programma politico, una tangibilità tra tutti quanti gli altri partiti. C'è la capacità soprattutto delle persone che si vogliono mettere in gioco come me, e io ho sicuramente la ricetta giusta per il rilancio di questo territorio, per dare occupazione in primis. Le priorità per il territorio sono le più importanti da interpretare per far sì ad una ripresa fondamentale che deve avere non solo Ostia il tredicesimo municipio, ma tutta Roma, tutta Italia. Io parlo per questo territorio perché sto correndo in maniera principale e particolare qui. Amo il litorale di Roma, il mare di Roma che è Ostia, e soffro a vedere delle situazioni avverse con negozi che chiudono in continuazione, con dei fallimenti che si vedono alla luce del giorno, in ogni momento. Allora noi dobbiamo dire basta, dobbiamo ripartire da un punto fermo e dobbiamo senz'altro ragionare, perché da quando ci sono state le ultime elezioni nazionali, politiche, è passato ormai più di un mese, ovviamente, anzi quasi due mesi, 50 giorni ad oggi. Beh, allora dobbiamo fare un ragionamento chiaro e fare una scelta di campo e seguire senz'altro un partito che dà senz'altro sicurezza, e seguire le persone giuste che si mettono in gioco per fare questo. Io so di certo di poter fare un buon lavoro, come potrei fare ancora di più nella prossima legislatura, anche perché con il comune e con il municipio si possono senz'altro trovare le scamotage per fare dei progetti di lavoro molto importanti, che vadano senz'altro a sostituire molte privatizzazioni, molti bandi di gara per la gestione dei parchi del nostro territorio, facendo delle assunzioni importanti. Io dico questo, non voglio approfondire per suscitare delle polemiche, diciamo, inutili. Quindi spiegherò senz'altro in maniera più precisa ai cittadini, agli elettori, questo soggetto chiamato progetto lavoro. Io mi metto in gioco per le prossime elezioni municipali del 26 e 27 maggio. Fatelo con me, sostenetemi, sostenete Riccardo Marinelli al Consiglio Municipale del decimo municipio. Grazie.